Benvenuti in questa nuova esplorazione. Stiamo per vedere la bellezza di tre mezzi storici molto interessanti. Qualcuno di voi potrebbe anche essere salito su uno di questi treni. Chissà quanti viaggi, quanti chilometri nella loro lunga storia. Lasciatevi trasportare in questo nuovo viaggio nel tempo, questa volta su rotaia. Il terzo treno lo vedremo successivamente nel video. E anche il pezzo forte, ed è giusto tenerlo per la fine, non che questi pezzi di metallo siano meno importanti. Stiamo comunque parlando di due bellissimi treni della gigantesca famiglia degli ALN 668. Treni solidi, duraturi, in grado di funzionare per lunghi periodi di lavoro. Questo, ad esempio, ha svolto il suo compito per più di 35 anni. Non si trova qui da molto tempo, ma da appena una decina d'anni. Sono treni in attesa di essere rottamati o restaurati. Non è chiaro quale sia il loro destino. Sembra infatti che non appartengono più al gruppo Torinese Trasporti. Ma su questi dettagli mi sono giunte soltanto alcune voci. Posso però dirvi che la loro demolizione sarebbe costosissima. All'interno di questi treni, all'epoca, venne utilizzato come materiale isolante l'amianto, che all'interno della struttura del treno non presenta alcun rischio per la salute. Ma la presenza dell'amianto aumenta drasticamente i costi di un'eventuale rottamazione o recupero. Non è quindi chiaro per quanto tempo questi due pezzi di storia rimarranno nel limbo di questa ferrovia. Sembrerà strano, ma il treno ha mantenuto lo stesso odore di quando lo prendevo io anni fa, da bambino o anche tra il 2002 e il 2004. Non è un buon odore, ma è un odore tipico e caratteristico di questa vettura, che quando sfrecciava lungo i binari della ferrovia era rumorosa e fumante quasi quanto le vecchie locomotive a vapore d'una volta. Questo però era un treno a diesel, vero gioiello sotto il punto di vista meccanico. Malgrado alcuni atti vandalici, il treno mantiene ancora una certa dignitosità, ma fino a pochi anni fa era ancora in perfette condizioni. Oggi sembrano ambienti vintage, ma fino a meno di tre decenni fa erano treni nuovi di zecca. C'è comunque da considerare che questi treni hanno un puro stile anni 50 ed è probabilmente per questo che personalmente le trovo incredibilmente affascinanti. Questo treno è stato costruito dalla Fiat Ferroviaria nel 1972 per la società Ferrovie Torino Ceres, confluita nel 1981 nella Satti e successivamente nell'attuale GTT. In totale erano 7 le automotrici immatricolate, insieme anche 5 rimorchiate con caratteristiche identiche. Questa è per la precisione la ALN 668 M002. Quella sfortunata della sua famiglia,
dato che qualcuna di queste automotrici è tuttora in funzione. Ma tutto questo è soltanto momentaneo, dato che entro pochi anni anche quelle che ancora funzionano andranno anche loro in pensione per fare posto a treni elettrici più moderni e funzionali. Questa locomotiva in particolare è stata lasciata qui probabilmente per i proibitivi costi del suo mantenimento, in particolare per quanto riguarda la periodica revisione. Essendo anche una linea secondaria, con pochi treni al giorno, si è deciso nel 2007 di depositarla sul fondo di questo binario morto. Un giornale del 2006 testimonia forse uno dei suoi ultimi viaggi. Per finire, uno sguardo nel bagno, forse l'elemento che nessuno vuole veramente ricordare di questi treni. Ma questo video non è ancora terminato. Come ho accennato all'inizio dell'esplorazione, c'è ancora qualcosa da vedere. E quello che vi aspetta è assolutamente eccezionale. Questa magnifica carrozza venne costruita molto tempo fa, all'interno delle officine meccaniche pinerolesi, sotto commissione della FCC, Ferrovia Centrale del Canavese, la società storica più antica di questa tratta ferroviaria. Questa carrozza fa parte del gruppo 101-105, costruito nel 1928. Una carrozza quindi che appartiene ad un'epoca molto remota, e dall'aspetto molto diverso dai treni moderni. Il fascino è naturalmente innegabile, ma sono gli ambienti interni che probabilmente fanno accendere maggiormente l'immaginazione. Perché salire sopra questo mezzo è sempre un'emozione, sembra d'essere tornati indietro nel tempo, proprio come nel film Ritorno al futuro. Eppure questo treno è stato utilizzato ancora fino agli anni 70. Pensate, un utilizzo di quasi 48 anni. Questi treni erano muniti di prima e seconda classe, a seconda della classificazione della carrozza. Le ABZ 101-102 erano miste di prima e seconda classe, le BZ 103-105 erano solo di seconda. Oggi nelle tratte locali si tende a mettere soltanto la seconda classe. Negli anni 20 la presenza di due classi distinte era invece maggiormente richiesta dalla clientela, a testimonianza di tempi dove le distinzioni sociali erano molto più profonde e radicate rispetto a quelle moderne. Tralasciando queste analisi e curiosità storiche e culturali, questo treno mantiene intatto il suo antico e legnoso fascino. E sembra quasi di vedere ancora gli antichi viaggiatori che salivano giornalmente su questo treno per raggiungere Torino, un treno utilizzato migliaia di volte dai nostri bisnonni.
Secondo alcune voci, questa antica carrozza potrebbe essere restaurata prima o poi, ma anche questa possibilità non è comunque certa. Eppure siamo di fronte ad un mezzo unico che non merita in nessun modo di finire rottamato o peggio ancora dimenticato, perché in tutti questi anni d'abbandono le sue condizioni non sono migliorate. Molti sedili sono stati rubati e trafugati ed il treno è stato usato come abitazione di fortuna da qualche disperato. Una fine ingloriosa d'un treno che ha svolto tanti anni di servizio. Con la speranza di aver creato un video di vostro gradimento, noi ci vediamo come sempre nella prossima esplorazione.